Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera cari amici e buon venerdì. Oggi, come l'ultima volta, ci ritroviamo ancora una volta in compagnia di Rosario Marcianò. Ciao Ricordo ancora una volta, Riccardo. ciao, ciao Rosario, che è uno dei massimi esperti di cambiamenti climatici, ma in un altro senso. Di geoingegneria e quindi di scie chimiche. Rosario si occupa di questo, come ho già detto l'altra volta, senza tornarci troppo sopra, da tantissimo tempo di questo argomento, e ho voluto parlare con lui oggi per affrontare un tema molto delicato, cioè una tragedia che ha colpito il nostro paese, in particolare le Marche, il 15 settembre scorso. Voi sapete benissimo che c'è stata un'alluvione molto poderosa che si è abbattuta nella notte e ha provocato 11 vittime, tra cui due dispersi. Allora, Rosario, io intanto volevo parlare un po' con i nostri ascoltatori per fare una panoramica sui cambiamenti climatici, ma intesi in un altro modo, cioè nel senso sulla sfera della geoingegneria. Che cos'è la geoingegneria? Come si può modificare il clima artificialmente? Beh, le tecnologie per modificare il clima ci sono da un lustro. Praticamente, a cominciare dalla fine del 1800, già si cominciava a seminare le nubi con dei razzi che caricavano particelle di sali di bario, scusa, sali di ioduro d'argento, del bario parliamo dopo. E in questo modo si creavano dei nuclei di condensazione che provocavano le piogge. Col passare del tempo, gli esperti sono diventati gli israeliani, che hanno messo a punto delle tecnologie molto sofisticate e che sul loro territorio usano il cloud seeding come una tecnica ormai, diciamo, rodata secondo il loro punto di vista. Nel 1994 l'Italia presentò una legge, un decreto che poi fu convertito in legge, la 36/94, che prevede la modifica del clima, quindi prevede esattamente un accordo, prevedeva un accordo tra l'allora Tecnagro e il governo israeliano per implementare tecnologie di modifica del clima e nella fattispecie per l'incremento delle precipitazioni piovose sulla base di queste tecniche di irrorazione, chiamiamole così, di inseminazione più correttamente delle nubi a livello di cumulonimbi, in questo caso. Per creare dei nuclei di condensazione idonei a far sì che le particelle d'acqua diventino abbastanza grandi da cadere al suolo. Ma anche nel Logicamente, 2000, scusami Rosario, questo sì. è successo negli anni 90, questa legge. La Ma anche legge è nel stata. 2002 se ne parlava, giusto? Con il governo, con il senatore di Alleanza Nazionale che presentò questa cosa in Parlamento. Nel 2002 fu firmato un accordo con gli Stati Uniti che si chiamava Piano Dettagliato sui cambiamenti climatici e leggiamo a pagina 38 che saranno opportuni interventi in loco, in situ, direttamente sul territorio per verificare gli stress climatici alternando periodi siccitosi con periodi alluvionali, diciamo così, di precipitazioni piovose notevoli, in modo tale da verificare lo stress subito dalla flora e dalla fauna e verificare appunto come i cambiamenti climatici, secondo loro, influiscono sul territorio a livello di biosfera e nella fattispecie gli interventi venivano fatti sul territorio italiano. Questo bisogna chiarirlo.
Stavo dicendo appunto che nel 94 è nata questa legge, è stata messa subito in opera, quindi praticamente per la verità si stava già adoperandosi già da prima, da diversi anni, con sperimentazioni sul Piemonte, e guarda caso nel 94 ci fu l'alluvione nell'Astigiano, con diverse vittime anche in quel caso, con precipitazioni piovose che cominciarono a definire il trend degli anni successivi, e cioè quello classico delle ormai ben note, famigerate bombe d'acqua. In realtà, se andiamo a vedere da un punto di vista meteorologico classico, non adulterato, alterato dalla disinformazione dei meteorologi d'accatto, dei militari in generale e delle autorità governative, le precipitazioni piovose sono sempre state nella storia equilibrate, se togliamo il diluvio universale, ma lì si tratta di ben altro, no? E quindi è chiaro che quando siamo di fronte a fenomeni come quello che si è verificato ultimo tra 90 fenomeni solo quest'anno, violenti nelle Marche, e cioè la caduta al suolo di 600-700 mm di acqua, che sono quelli che si devono distribuire nell'arco di un intero anno, ma sono caduti nell'arco di un'ora o due, è chiaro che qualcosa non quadra. Mi sembra Scusami Rosario, ovvio. però prima di arrivare alle Marche, volevo far capire ai nostri ascoltatori qual è la differenza tra l'inseminazione igroscopica, quindi E con, questo è importante, bravo. esatto, con l'utilizzo di alcuni metalli come il bario, eccetera, le famose scie chimiche, quelle persistenti o Esatto. meno nel cielo, e l'inseminazione con lo ioduro d'argento, che invece concentra le nubi per far piovere. Bravo. Allora, Giusto. intanto l'inseminazione detta cloud seeding, quindi inseminazione delle nubi, può avvenire se ci sono le nubi. Quindi, se ci sono delle nubi temporalesche che possono dare vita, possono dare origine a precipitazioni piovose, queste vengono inseminate nella parte appena inferiore alla nuvola, oppure addirittura al di sopra del cumulonimbo, quindi sopra gli 8.000 metri, vengono inseminate con, come dicevo, sali di ioduro d'argento, oppure usando alcuni tipi di batteri geneticamente modificati che fungono sia gli uni che l'altro da nuclei di condensazione e aggregano le particelle d'acqua in modo tale Quindi che ci queste sono dei diventano. batteri che riescono ad aggregare le nubi per favorire le precipitazioni. Sì, tanto è vero che già nella storia recente si parla di qualcosa come 7, 8, 10 anni fa si erano verificati episodi di contaminazione di particolari tipi di frutti e di terreni da Escherichia coli e da Pseudomonas aeruginosa oppure da Pseudomonas siringae. Questo perché questi particolari tipi di batteri che sono stati geneticamente modificati vengono usati al posto spesso e volentieri dello ioduro d'argento proprio per incrementare le precipitazioni periodiche. Fungono, come ho detto, da aggregatori di particelle d'acqua, nuclei di condensazione. Cerca di avvicinare il microfono Sì, perché si sente poco. sono io che ho la voce rauca. A furia di parlare l'ho persa. Allora, dicevo, praticamente bisogna distinguere, giustamente come hai fatto notare tu, Riccardo, tra cloud seeding e inseminazione igroscopica delle nubi basse, e quindi aeroscopic cloud seeding. Allora, l'aeroscopic cloud seeding viene operato al fine di evitare la formazione, impedire la formazione di nubi. Quindi vengono dispersi materiali igroscopici, cioè che prosciugano l'umidità e l'acqua, ovvero bario, alluminio, manganese, carbonato di calcio, litio, che prosciugano l'umidità atmosferica e se ci sono dei cumuli da bel tempo, questi si disintegrano, si dissolvono. Se invece si dovessero formare,
con l'atmosfera imbibita di questi materiali igroscopici che vengono normalmente bruciati direttamente con i carburanti avio, attraverso la collaborazione di compagnie di volo civile e ovviamente anche con velivoli militari, ma in minima parte, se, dicevo, l'atmosfera è imbibita di queste sostanze igroscopiche, non si formano nubi e infatti vediamo già dal mattino un cielo bianchiccio senza neanche una nuvola, perché durante la notte hanno operato in tal senso, cioè hanno disperso con scie persistenti. Durante la notte non si vedono, sostanze chimiche che servono a impedire la formazione di nubi. In questo modo, ogni volta che è prevista pioggia, noi vedremo alla mattina, all'alba, alle 5, alle 6 del mattino, vedremo ancora il residuo delle irrorazioni notturne e a mano, se c'è qualche piccola nuvola, nuvoletta sperduta e sparuta, questa si dissiperà e durante la giornata avremo un cielo che loro dicono limpido, terso, Limpido. E ma infatti in io ho realtà notato. è imbibito di materiali Esatto, questa è una neuroterzi, cosa secondo me eccetera. molto importante su cui soffermarci, Rosario, perché Sì, tante chiaro. persone quando alzano gli occhi al cielo dicono che bella giornata, perché vedono che è un cielo blu, senza neanche una nuvola. In realtà è Blu artificiale. manganese, blu Esatto, manganese, è come la mia artificiale. camicia. Esatto, è Perché i artificiale. famosi cumuli da bel tempo, quelle nuvolette che si vedevano spesso, insomma, fino agli anni 90, che comparivano nel cielo, era quello il vero bel tempo, cioè piccole Sì, nuvole, piccoli cumuli bianchi distanziati bravo. tra loro e con una forma ben precisa, perché anche questo, anche la forma Come mi l'ovata, ovattati, esatto, conta tant'è anche vero che quello. si chiamavano, oltre che cumuli, venivano detti anche nubi da bel tempo, cioè se c'è alta pressione, quelle nubi si formano a causa del caldo, quindi dell'aria calda che salendo in quota, a contatto con l'aria fredda, forma le nubi. Come mai queste nubi non ci sono più? Perché in atmosfera ci sono alluminio, bario, manganese, carbonato di calcio, che sono stati aviodispersi, bruciati con i carburanti o dispersi attraverso gli irroratori posti sui piani alari o sulla fusoliera, sulla parte terminale della fusoliera, e queste sostanze ovviamente impediscono che l'acqua, l'umidità condensi e si trasformi in nubi, piene di acqua, perché i cumuli sono pieni di acqua. Allora dov'è il problema? Il problema è che se un cumulo si sviluppa, diventa più grande e quindi aumenta il quantitativo di acqua in atmosfera, questa umidità dà fastidio ai radar di tipo di ultima generazione, quindi in banda KA, in alta frequenza, quindi provoca un disturbo detto scattering. E questo disturbo ovviamente va evitato impedendo che si formino delle nuvole che possano poi trasformarsi in cumulonimbi e apportare delle precipitazioni laddove la presenza di acqua notevolmente ampia all'interno delle nubi temporalesche che creerebbe logicamente la cecità completa dei satelliti e dei radar posti a terra e di tutte quelle tecnologie, come anche il 5G, che usano, ma anche per esempio il digitale terrestre per la TV, usano l'atmosfera per comunicare da una zona ad un'altra attraverso la comunicazione con i satelliti. Questa comunicazione verrebbe interrotta a causa della presenza di acqua in atmosfera. Ora, il problema qual è? Che durante tutta questa stagione primaverile ed estiva abbiamo visto con i nostri occhi che è stato un periodo lunghissimo di siccità, che non è finita per la verità, perché non è che quando piove in un posto e c'è l'alluvione la siccità è finita, ovviamente, perché la siccità viene mantenuta in zone a carattere strategico importante o in momenti strategicamente importanti. Quindi si evita che piova. Ogni volta che viene prevista la pioggia, noi vedremo le scie persistenti durante il giorno. Se ci sono delle perturbazioni in arrivo, queste devono essere dissolte
velocemente, per cui usano le persistenti, anche se ultimamente, specialmente in Italia dove c'è una maggiore attenzione, non le usano tanto volentieri perché danno troppo nell'occhio, o se no usano le non persistenti, quelle che Massimo Mazzucco chiama cie di condensazione, che invece non lo sono, sono cie chimiche anch'esse. La differenza la vediamo perché sono scie che sono rilasciate sempre a bassa quota, nella maggior parte dei casi a quota cumulo, proprio per evitare che si formino dei cumuli che sono normalmente dette nubi basse, quindi nubi che non superano i 2000 metri di quota. E a quelle altitudini lì, sia per condizioni di temperatura, sia per condizioni di umidità, non è possibile che si formino delle scie di condensazione. Tanto più, ripeto, Ma quindi Rosario, ancora una comunque volta, tutti questi mi metalli vengono dimmi. inseriti all'interno di questi Carburanti, velivoli nei militari carburanti abbia. aggiuntivi, Sono all'interno dei presenti nei carburanti, carburanti come abbia. additivi. Sono additivati nei carburanti abbia, lo aveva Ma confermato le anche la compagnie sono scienziata. consapevoli che È vengono certo, è appunti certo, questi. è certo. Tant'è vero che fino a 10-15 anni fa potevi anche avvicinarti agli aerei. Adesso mettono le paratie opache per non far vedere i dettagli degli aerei a terra, per evitare che qualcuno vada a curiosare e scatti delle fotografie. Ma E quindi chiaramente cioè, sono tutti consapevoli di quello che stanno facendo. io mi ricordo anni fa, di cui parlavi anche di questa storia, sui finanziamenti che ricevono queste compagnie, diciamo anche Certo, low cost, è perché fanno logico. tantissimi voli. E È chiaro, io devo anche fare i questo conti potrebbe per. essere motivo delle tariffe basse magari di alcuni, di alcuni Chiaro, io clienti. devo fare i conti per andare in autostrada fino a Genova perché mi costa un botto e questi in aereo si possono permettere di viaggiare con un A350 praticamente quasi vuoto, perché c'è qualcuno che paga, evidentemente, non sono più i passeggeri che pagano, c'è qualcuno che paga in alto, si parla di fondi neri che vengono messi a disposizione proprio per continuare a incentivare la geoingegneria clandestina che è stata data in mano alle compagnie civili, non solo le cost, le low cost, ma anche quelle tradizionali, proprio perché non è sufficiente il numero di aerei militari per poter fare a tappeto una irrorazione mondiale, globale. Quindi vengono usati i voli commerciali che spesso e volentieri cambiano di rotta, fanno delle rotte più lunghe, si abbassano di quota prima del tempo, oppure addirittura dopo il decollo non arrivano alla quota di crociera, ma continuano ad attraversare intere regioni a 2000 metri di quota. Parlo per esempio degli A380 che sono diretti in Arabia Saudita o negli Emirati Arabi Uniti, che addirittura volano sui nostri paesi, sui nostri centri abitati, a 2000-2500 metri di quota, attraverso i cumuli, a un A380. A quelle quote, che cosa ci fa a scorrazzare tranquillamente in volo stazionario a quelle quote quando dovrebbe volare a 12.000 metri di quota? Quindi è chiaro che sono operazioni volte a modificare il clima in maniera da provocare la siccità, perché è la siccità, diciamo che è un coltello, come si può dire, un'arma a doppio Taglio. taglio. Perché? Perché da un lato incentiviamo l'idea del cambiamento climatico provocata dal CO2, che in realtà poi è il gas della vita. Se tu togli il CO2, quindi l'anidride carbonica o biossido di carbonio dall'atmosfera, impedisce alle piante di crescere, per esempio. Quindi eliminare il CO2, che tra l'altro ha un quantitativo infinitesimale rispetto a quella che è la statistica in migliaia di anni, logicamente stai facendo un danno alla vita sulla Terra. Non stai, perché il gas serra non è il CO2. Il CO2 non è un gas serra utile, sufficiente a creare un innalzamento delle temperature. Le temperature si innalzano a causa della geoingegneria clandestina. La siccità è dovuta alla geoingegneria clandestina, ma anche le alluvioni sono dovute alla geoingegneria clandestina. Qualcuno mi dirà, Un attimo, Rosario, o che è questa è una carne cosa o è pesce? Questo è importante. importante, finisco solo, se no poi mi perdo, sarà la mia età, poi mi dimentico. È importante questo perché se io impedisco in intere aree di far piovere, l'energia accumulata, come diceva Mercalli, l'acqua da qualche parte deve pur cadere, l'energia accumulata si concentra in un luogo solo ed è lì che poi
per avvalorare ancora di più la tesi del cambiamento climatico, delle alluvioni che sarebbero provocate dall'aumento di CO2 e dalle attività umane di noi poveri cittadini, quando noi andiamo con le auto ad Euro 6, però loro si dimenticano che gli aerei inquinano e inquinano moltissimo, evidentemente quanto 600 euro auto Euro 3, un aereo solo. E allora, per avvalorare l'idea del cambiamento climatico, loro cosa fanno? Magari, cogliendo l'occasione, qui poi arriviamo all'AWACS, partito dalla Germania, cogliendo l'occasione trovano un'area predisposta per scatenare un nubifragio e allora lì intervengono gli aerei di piccole dimensioni, monomotore o bimotore ad elica, che si occupano principalmente di bruciare ioduro d'argento o di disperdere, come dicevo, batteri per il cloud seeding. Quindi, quando professoroni come Lagatti, Montanari, Mazzucco scambiano le scie chimiche per il cloud seeding, è un errore madornale. Sono due cose completamente diverse: Esatto, l'inseminazione io proprio su questo che volevo igroscopica fare chiarezza. e l'inseminazione. L'inseminazione delle nubi temporalesche serve a far piovere. L'inseminazione igroscopica, che sono, come dicevi tu, le famose scie chimiche persistenti o non persistenti, quelle impediscono le precipitazioni. Ecco. Esatto. È proprio questo che chiudiamo questo argomento e poi passiamo a quello che è successo nelle Marche. Allora, le scie chimiche, tra l'altro, un altro aspetto importante che provocano sulla Terra, sulla vita terrestre, è l'innalzamento della temperatura. Da quello che io mi ricordo dalle tue parole, anche e soprattutto da quello che ho potuto notare io personalmente, è che quando c'è questa coltre, insomma, questa nebbia chimica di questi metalli aviodispersi nell'aria, la temperatura al suolo si aumenta, Aumenta. aumenta perché appunto i raggi solari quindi arrivano sulla Terra e poi dopo non riescono a tornare verso l'altro, giusto? Sì, perché Perché vengono bloccati da questa si coltre crea chimica. nella troposfera, quindi nell'atmosfera bassa, nella troposfera, si crea una sorta di specchio composto da nanoparticolato di vetro, perché ce lo siamo dimenticato, ma c'è anche quello, e alluminio, ferro, magnetite, grafene adesso, perché il grafene viene additivato anch'esso ai carburanti avio. Allora, questa cappa crea appunto l'effetto serra. L'effetto serra non è dovuto al CO2, poverino, ma è dovuto alle attività di geoingegneria clandestina. Non a caso il clima ha cominciato a sconvolgersi da quando hanno iniziato, nero su bianco, a mettere insieme la modifica del clima per legge. Perché la modifica del clima non è fuffa, come dice Michelangelo Coltelli, Michelangelo di bufale.net, ma è una legge. È tutto nero su bianco, è la legge 3694 che prevede la modifica del clima, sia per quanto riguarda l'induzione delle precipitazioni, sia per quanto riguarda l'induzione della siccità, che poi è stata seguita da altri accordi come Cieli Liberi, come appunto l'accordo Italia-USA per i cambiamenti climatici firmato da Berlusconi con Bush, praticamente Bush Junior. Quindi praticamente noi abbiamo la modifica del clima che è stata determinata per legge, ma poi diventa, come aveva confessato l'ex presidente della Repubblica, allora presidente Napolitano, diventa segreto militare, come i vaccini, uguale. Segreto militare, non è fuffa. Infatti si pensa che ci sia dietro anche la NATO, dietro a questa operazione. Ma ovvio che c'è la NATO, ma c'è l'ONU, cioè queste operazioni, per esempio, ti faccio un riferimento all'ultimo articolo che ho pubblicato sul blog tankerenemy.com. Nel 2019, precisamente nel mese di agosto, segnalai un interessante articolo, il quale faceva una breve cronistoria di quelli che erano gli eventi che avevano seguito la segnalazione da parte di Marco Pannella della legge firmata dal governo italiano di allora, la 3694, appunto.
Allora, in quei frangenti ci fu molta maretta perché ci furono diverse organizzazioni, ci furono diversi scienziati e diversi politici che cominciarono a dire: scusate un attimo, ma modificare il clima in questa maniera può creare anche dei danni, perché non è detto che le precipitazioni che noi induciamo siano controllate in un determinato luogo e in un determinato quantitativo, perché si creano dei problemi grossi che possono indurre delle precipitazioni eccessive e quindi delle alluvioni con danni e vittime, come si è poi verificato appunto nel 94 in Piemonte, ad Asti. Allora, questo articolo, segnalato, ripeto, da me, fu rimosso. Praticamente le prove vengono fatte sparire. Fu rimosso semplicemente perché diceva la verità su quelli che erano eventi con nomi, cognomi, date che riferivano sulla legge 3694 e sulle sperimentazioni che poi ufficialmente, grazie a queste lamentele, chiamiamole così, e diverse interrogazioni parlamentari, furono interrotte. Allora, come ti dicevo, erano in mano alla Tecnagro ed al CNR. Ma, e quindi ufficialmente furono passate all'ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, alla quale poi alcuni illusi qualche anno fa andarono a chiedere delucidazioni sulle scie chimiche. Chiaro, quando vai a chiedere al macellaio se la sua carne è buona, ti dirà senza dubbio che è buonissima. Quindi andarono a chiedere al carnefice se ne sapeva qualcosa su questa carneficina. Guarda, tra l'altro volevo far capire anche agli ascoltatori che magari sono a digiuno di questo argomento, perché se ne parla purtroppo solo negli ultimi mesi, di più rispetto al passato, perché io a te, Rosario, ti conosco da 10 anni, sono 10 anni che ogni tanto ci sentiamo, ti mando foto di alcune cose, del cielo, di sci, eccetera, però per tantissime persone hanno sviluppato una certa sensibilità a questi argomenti dopo il Covid. Perché diciamo, la controinformazione ha cominciato a espandersi negli ultimi tempi e quindi adesso cominciano a parlare anche personaggi, e questo io un po' di critica ad alcuni personaggi dell'informazione va fatta, perché Mazzucco, per quanto possa essere magari bravo su tanti temi, su questo in particolare, onestamente, non si è comportato benissimo, e neanche con Rosario in passato. Quindi è stato un argomento molto, molto pesante anche per la controformazione nel passato, e adesso per fortuna si sta sdoganando. E vuoi commentare qualcosa, Rosario, su questa cosa? Sì, questo comportamento degli ultimi tempi da parte di alcuni personaggi è alquanto ambiguo, perché chiaramente è facile fare i bullici col culo degli altri. Nella fattispecie, tempo fa, per esempio, Montanari in una conferenza, mi pare nel 2015-2016, era stato interrogato da un Sì, ho visto quel cittadino, video, me lo ricordo, ecco. sì. Era stato interrogato sulla questione delle scie chimiche. Lui disse: sì, io le vedo le scie chimiche, però quando c'è gente che parla di bario che arriva dalle scie chimiche, questa gente sono dei ciarlatani. E infatti c'è un tipo che si chiama Marcianò che parla sempre di bario ed è un ciarlatano. Proprio oggi invece ho sentito la dottoressa Gatti, la moglie di Montanari, che è intervistata come esperta sulle scie chimiche, sulla geoingegneria clandestina, esperta non lo so da quando, praticamente ha detto: sì, viene diffuso per esempio anche il bario. Ah, vabbè, allora se lo dice anche lei può andar bene, però io ancora non ho ricevuto le scuse da parte di suo marito. Speriamo che E arrivino. comunque, detto questo, il problema qual è? Che spesso e volentieri si fa confusione, e infatti la Gatti lo ha fatto di nuovo, cioè praticamente ha confuso le scie chimiche con Klaus Schilling. Ora io mi domando se personaggi come Montanari, Gatti e quant'altri, Mazzucco, anche Messora attraverso BioBlu, cosa fanno ultimamente? Associano le scie chimiche a Klaus Schilling in modo tale da dare sul vassoio d'argento in mano una
cavolata, una tavolata galattica a quelli come Butak o comunque la disinformazione in genere, che dicono no, ma il Klaus Hiedink è noto, che c'è, è presente da 100 anni, tutti conoscono il Klaus Hiedink, è un'operazione che serve a modificare le precipitazioni piovose in piccole aree, no? E quindi le scie chimiche non c'entrano niente. Allora, se si continua a dire quegli aerei che rilasciano le scie chimiche fanno Klaus Hiedink, quindi provocano le piogge, è tutto sbagliato. Se si dice, Infatti. come ho sentito oggi, che poi ho chiuso il video perché mi stava venendo un po' di nausea, se si continua a dire addirittura che aerei come l'AWACS hanno operato per far piovere, allora si sbaglia, perché chiaramente l'AWACS ha un compito che è diverso da quello della inseminazione delle nubi con lo iodoro d'argento. Adesso diciamo che cos'è l'AWACS, perché altrimenti le persone non capiscono. L'AWACS, detto S-Sentry, comunque Sentinella, ce ne sono 14 in quella base dal quale è decollato il giorno 13, sono aerei. Stiamo parlando di quello che è successo nelle Marche, del famoso aereo che si dice che sia passato lì un Sì, po' di tempo l'aereo prima che dell'alluvione. secondo i fact-checkers di Facebook è un falso, è un video falso quello che hai fatto vedere tu, secondo loro. Quindi hanno risolto la faccenda così, però. Mettiamo bene i puntini sulle i e vediamo che cosa ci faceva questo AWACS il giorno 13, decollato dalla base NATO in Germania e diretto in Turchia, ma mai c'è arrivato perché è tornato indietro. Che cosa ci faceva Si è 48 ore fermato prima, o sulle poco Marche. più? Sì, esatto. Cosa ci faceva? A interrompere la sua rotta pianificata, perché il piano di volo era dalla Germania alla Turchia. Però quando è arrivato sull'Italia ha detto: oh, che bel paese, facciamo un po' di turismo. E così ha cominciato a volare a cerchio sopra le Marche per più di 3 ore e mezza. Dopodiché, finita questa strana missione, che guarda caso è andata a interessare le città che poi sono state colpite maggiormente dall'alluvione della notte tra il 15 e il 16, dopo questa missione di sorvolo per 3 ore e mezza, l'aereo, anziché andare in Turchia, se n'è tornato in Germania, nella Lo base facciamo NATO. vedere, Rosario, perché abbiamo il video, il tracciato radar di questo aereo. Definito falso Allora, dai fact-checkers. eccolo qui. Se vuoi spiegarlo nel frattempo. Allora, il video che ho realizzato e che poi sta girando sulla rete, è finito anche in altre interviste. Questo video qua praticamente fa vedere questo AWACS, non è un aereo solo, si sono adottati dei filtri per far visualizzare solo questo giorno 13. Quindi gli altri aerei ci sono ma non si vedono. Questo filtro su Flightradar24 permette di visualizzare solo l'aereo che ci interessa. Quindi abbiamo selezionato la base perché non si sapeva che aereo fosse. Dai primi video che erano stati pubblicati sulla rete non si capiva che aereo fosse. Allora siamo andati a verificare dalla base di decollo e dalla data e dall'orario e su Flightradar, nell'app, perché sul computer non compare, sull'app compare questo aereo S-Entry, detto così Sentinella, che è dotato di un radome radar sopra la fusoliera, che è attrezzato di radar Doppler e di altre tecnologie per la guerra elettronica. Il radar Doppler è quello che serve a visualizzare i centri temporaleschi, quindi a visualizzare in anticipo quelle che sono le celle temporalesche che si andrebbero a formare in una determinata zona. Per esempio, gli aerei civili negli ultimi anni, visti alcuni incidenti che si erano verificati durante le fasi di atterraggio di alcuni velivoli commerciali, sono stati dotati di un radar Doppler sulla prua, quindi sul radome frontale, in modo tale che il pilota, nel mentre atterra all'interno di un fronte temporalesco, può verificare di persona se è possibile proseguire la discesa verso l'aeroporto attraversando quel fronte temporalesco o se magari è meglio evitarlo. Dipende da come il radar Doppler ci fornisce in risposta le informazioni relativamente alla formazione di queste nubi temporalesche
temporalis che, come ho già accennato, possono essere alte anche 8-9 km, per cui sono assai pericolose per i velivoli che ci passano all'interno. Allora, detto questo, ricapitoliamo, ora... quest'aereo è partito il 13 di settembre dalla Germania, esatto. Giusto? Da una base NATO, militare. Una base NATO che possiede, praticamente in quella base ci sono altri 14 aerei come questo. Ed è passato lì 2 giorni prima. Quindi sostanzialmente è andato a studiare la situazione lì della formazione di queste Sì, nubi. Allora è ovvio che noi stiamo facendo delle supposizioni. Però, io sono andato a controllare, questa AWACS non ha volato altri giorni. Poi, per esempio, i negazionisti, come li chiamo io, i disinformatori o fact checkers, cosa dicono al di là del fatto che qua dicono che il video è falso? Dicono che è normale che un aereo AWACS voli per valutare la situazione in uno stato di guerra. Va bene, allora fatelo ai confini con l'Ucraina. Cosa venite a fare nelle Marche? Secondo il mio modesto parere, e qui qualcuno mi contraddica, dati alla mano e non dicendo solamente fuffa, si è deciso a tavolino quale doveva essere la regione che doveva essere interessata da una elevata diciamo violenta perturbazione. In effetti, secondo quelli che erano le previsioni meteorologiche studiate dall'aeronautica militare, si era visto che da lì a pochi giorni si sarebbe sviluppato un fronte che il 13 si trovava più o meno tra la Spagna e la Francia, un fronte temporalesco spinto da venti molto violenti che arrivavano dalla direzione della Francia, appunto, e dalla Spagna, un fronte enorme che si sarebbe poi messo ad attraversare l'Italia, passando attraverso la Liguria, la Toscana, l'Emilia-Romagna, per arrivare poi alle Marche. Quindi si sapeva già che questo fronte temporalesco era in arrivo. Quindi io, tra l'altro, mi chiedo, questo l'ho già detto, per esempio, dicono però che c'era un'allerta gialla, dicono. È stata data c'era un'allerta gialla, ma non era un'allerta rossa, non era neanche un'allerta arancione. L'allerta gialla me la danno tutti i giorni su Sanremo, poi non fanno goccia d'acqua. Quindi di che cosa stiamo parlando? Se l'aeronautica militare italiana si vanta di fare previsioni da qui a 7 giorni, com'è possibile che nessuno abbia potuto avvisare i sindaci e la protezione civile di un evento catastrofico che comunque con questo volo sicuramente era un evento previsto e prevedibile? Perché se l'S-Entry ha volato non a caso 48 ore prima del nubifragio sulle Marche, proprio in quella zona, al di là di dire è stato lui, no? è stato Putin, è stato l'aereo Sentry a provocare l'alluvione, non possiamo dirlo questo, perché anche tecnicamente è impossibile, però sicuramente l'S-Entry rientra in quello che era un progetto di inseminazione successiva delle nubi per far piovere nelle Marche. Quindi dici che probabilmente la violenza arriva di altri aerei più piccoli. Sì, tant'è vero che alcuni testimoni dicono che poche ore prima del disastro, nel pomeriggio, si sentivano aerei con motore, diciamo, non jet, quindi probabilmente si trattava degli aerei che ho descritto prima, si sentivano aerei volare nelle nubi. Cosa facevano questi aerei? Inseminavano. Ad elica. Inseminavano. Ad elica. Ad elica. Si riconosce il motore a scoppio rispetto al motore a turbina. Si riconosce benissimo. Quindi questi aerei cosa fanno? Quando è stato dato il programma, che è quello della inseminazione delle nubi, che devono arrivare a tale ora e tale giorno, gli aerei cominciano a inseminare poche ore prima. E nel frattempo. Tocca ancora capire il motivo del perché abbiano... Ma sono operazioni politiche, perché rientrano nel piano di
come si può dire, praticamente facci caso, ogni volta che si parla di questi cataclismi è il cambiamento climatico, bisogna fare qualcosa, bisogna andare con le auto a batteria e questo e quello e quell'altro, bisogna fare la transizione green e non bisogna più bruciare Quindi dici da CO2 qualche e parte lo niente. devono fare, hanno scelto quella zona, cioè non Scelto per quella qualche zona motivo specifico. perché dall'S-Entry, perché i radar Doppler ci sono e li ho visti anch'io, ma vai anche su SAT-24, vai a guardarti i video che sono presenti sul canale di SAT-24 e vedi che il giorno 13 il fronte temporalesco che poi ha colpito violentemente, ma non ha interessato la Liguria perché lì hanno sciato per asciugarlo, si è concentrato sulle Marche. Quindi questo è un lavoro voluto, come è stato poi accertato e verificato durante il nubifragio genovese nelle ore in cui il ponte Morandi veniva fatto brillare. Quindi è tutto programmato e l'S-Entry noi adesso l'abbiamo visto perché qualcuno ha avuto l'intelligenza e l'acume di notare che c'era stato questo aereo 2 giorni prima. Ma quante volte magari altri aerei come quello hanno sorvolato altre zone per programmare un'alluvione in una determinata regione? Questa è la domanda. Allora, guarda, Rosario, ti faccio una domanda che è appena arrivata. Mi chiedono: si può chiedere al dottor Marciano se trova strani anche i fulmini che non scaricano più da su e giù e viceversa, ma alcuni tra una nuvola e l'altra? Cioè, scariche elettriche da nuvole come batterie per via delle scie che rilasciano bario, argento, alluminio? Infatti poi la domanda è molto intelligente ed è proprio opportuna in questo momento. Se noi vogliamo impedire le precipitazioni in una determinata zona, come abbiamo detto, e come ha detto anche Enrico Giannini, che saluto e che purtroppo non può parlare perché ha gli arresti domiciliari, perché chiaramente è un altro che parla di geoingegneria e quindi è scomodo, allora. Se noi vogliamo impedire le precipitazioni, cosa facciamo? Se ci sono le nubi, le bombardiamo di materiale igroscopico, quindi di metalli elettroconduttivi. Ovviamente poi che cosa succederà? Che la poca acqua rimasta in queste nubi va a creare quello che poi si può verificare in una batteria, per esempio. Cioè si crea una sorta di miscela esplosiva che crea una differenza di potenziale non tra la nube e il terreno, ma tra una nube e l'altra. E nel contempo non piove. Quindi loro hanno trovato un sistema per far sì che queste nubi diventino esse stesse sistema per la trasmissione dei segnali radio in alta frequenza e per impedire che queste nuvole determinino precipitazioni in determinate aree. Però, ripeto, se si fa in modo che in alcune aree non piove, in altre, e cito di nuovo Mercalli, in altre si scatena l'inferno perché da qualche parte deve pur piovere. Si deve scaricare appunto da qualche Deve altra scaricare. parte. E volevo anche dire un'altra cosa. Fate caso, magari si vede, si nota di più, almeno io l'ho notato in tutte le primavere questo aspetto, che quando c'è una grande attività di sciame, insomma, di geoingegneria durante la primavera, quindi c'è una coltre bianca nel cielo senza nubi, la temperatura è molto calda, che si arriva in primavera a temperature estive. Ma nel momento in cui smettono queste scie, quindi smettono di sciare e si vanno a formare invece i cumuli a bel tempo, la temperatura cala moltissimo, che è quella poi la vera temperatura primaverile. Cioè, magari temperature che stanno anche sotto i 20 gradi. Mentre io abbiamo assistito ad aprile, magari, in giornate senza nuvole, con sole, con le scie, a temperature che arrivavano anche a 27-28 gradi. Cosa che ovviamente è molto strana per la stagione. Quindi questo è un altro. Quest'estate in Sicilia siamo arrivati a 45 gradi, quindi Certo, facendolo non è d'estate, normale. ovviamente Non è normale. Se tu hai esponenzialmente. un clima, giustamente hai osservato, l'atmosfera è in grado di ristabilire i suoi equilibri nell'arco di 24-48 ore. E da qui ci possiamo rendere conto. Per esempio, quando c'è stato il lockdown, la pagliacciata della fantapandemia, e hanno voluto ovviamente per qualche settimana
avvalorare la tesi che bisognava stare tutti a casa, come diceva Conte, praticamente non ha volato più un aereo civile. Volo interrotto su tutto il territorio europeo e statunitense e altrove. Cosa è successo? Abbiamo avuto di nuovo la formazione di cumuli, di cumulonimbi, le piogge pomeridiane da praticamente quando si crea calore in quota, logicamente si formano le piogge del pomeriggio. Abbiamo avuto un'aria pulita, cristallina, cieli blu, che ce li eravamo dimenticati. Quindi la differenza qual è? Il CO2? No, la differenza sono gli aerei. Se loro continuano a volare e a volare e a volare e a usare carburanti additivati con questi metalli ed altro ancora, è chiaro che non ne usciremo più e il clima sarà sempre più Anche pazzo. l'aria che si respira è tutta diversa, è proprio una pesantezza nell'aria quando ci sono le scie, si respira anche con difficoltà, mentre quando Certo, invece ci sono i cumuli a bel malattie tempo. neurodegenerative non a caso sono aumentate perché questi questo nanoparticolato noi lo respiriamo, va al cervello e nell'arco di qualche anno diventiamo ricoverati. Eh già, In questo è un altro problema, ne Francia, abbiamo parlato l'altro. lo hanno già detto diversi anni fa che i casi di Alzheimer sono decuplicati. Non ti vedo Scusami, più. sembra che ho un problema con la telecamera. Mi sentite? Ti sento, ma non ti vedo. Non so che è successo. Ci ha dato forfè. Vabbè, io Vabbè. continuo a parlare, tanto l'importante è che ti si veda a te. A me intanto mi conoscono. E, quello che volevo alla fine dire, come ultima cosa, è dei polimeri, cioè la famosa ricaduta a terra di queste sostanze che spesso ne hanno parlato invece di te, che sono tele di ragno. Io mi ricordo questo stupido termine, che nei campi queste ragnatele sono in realtà appunto No, provocate dai ragni, perché non. questi filamenti li abbiamo fatti analizzare nel 2017, nel 2018, nel 2019 e confermano la presenza di ftalati, cioè di plastica, e non sono composti assolutamente da alcunché di organico, quindi non sono tele di ragno. Sono derivanti dalla decomposizione chimico-fisica dei carburanti avio. Tant'è vero che nelle giornate di alta pressione, quando non ci sono quelle nuvole che ci dovrebbero essere, se andiamo a guardare, ecco, sei tornato. Se Eccoci. andiamo a guardare in controluce rispetto al sole, vediamo che questi filamenti svolazzano allegramente e vengono trasportati dal vento, ma non si tratta di tele di ragno. Li possiamo trovare in qualsiasi stagione, non solo a ottobre, come diceva come si chiama? Vabbè, i Verdi dell'Abruzzo. Sì, perché ci hanno richiamato tanto, no, su questa cosa, tutti quelli bufale.net dicevano no, ma Beh, queste sono è cose logico, naturali. è logico. Ma queste cose qua si fa presso, no? La tecnica di bufale.net e degli altri cosiddetti disinformatori o debunkers, come vogliono chiamarsi loro, poi si offendono se li chiamano disinformatori, è quello di negare l'evidenza senza fornire uno straccio di prova. Cioè loro ti dicono è falso, è senza contesto, è una bufala, però poi non ti spiegano perché. Cioè non ti danno una spiegazione reale, ti dicono non sono filamenti di polimeri, sono tele di ragno. Perché mi hai fornito delle analisi? Io ti ho fornito le analisi, ti ho fornito le immagini al microscopio, ti ho fornito le analisi allo spettroscopio, quindi non ti ho fornito delle analisi fatte così dal signor chimico del paesotto di campagna, ma ti ho portato le analisi da un laboratorio certificato francese. E allora, come mai? E se io dico che sono polimeri di ricaduta, tu mi dici che sono ragni e non mi porti le prove. Le prove mi devi portare, ma non me le porti. Allora loro ti dicono: ah, è Ultima falso, domanda. ah, finito. Ultima domanda, Rosario. Senti, ma invece prelievi in quota sono stati fatti per vedere proprio vicino allo scarico di questi aerei raccogliere un campione in volo per Allora, capire noi e analizzare? abbiamo volato più alto possibile con un drone. Tra il 2017 e il 2018 abbiamo fatto una ventina di voli, con a bordo dei filtri e delle ventole che catturavano i campioni d'aria, che poi sono stati analizzati.
e anche lì abbiamo trovato in quota, quindi non a terra, abbiamo trovato in quota la presenza dei soliti metalli killer, alluminio, manganese, bario e compagnia bella. Le analisi a suo tempo sono state anche divulgate attraverso video su YouTube e in diversi articoli su tankerenemy.com e tankerenemy.it. Le analisi ci sono tutte. Poi, tempo prima, era grazie a un attivista molto intraprendente, erano stati prelevati dei campioni di polvere dai sedili di un Ryanair e anche lì si era trovato il solito metallo killer, bario, alluminio ed altri. Logicamente è chiaro che in cabina si trovano questi sul sedile, nella polvere. Quindi vuol dire che queste sostanze si disperdono anche nell'aria condizionata dell'aereo? È logico, perché le crisi di sindrome aerotossica vengono da quello. L'aria viene catturata in cabina, sia di pilotaggio che passeggeri, dal turbofan o sugli aerei più moderni attraverso una pompa che si trova sul fianco della fusoliera e poi i piloti svengono, oppure anche i passeggeri, è capitato diverse volte. Perché quelle sostanze loro le respirano in grandi quantità, già che, facci caso, se un aereo ha rilasciato una scia, l'altro aereo ci va dentro. Ci va dentro di proposito, perché deve creare un deposito ulteriore che vada a catalizzare i prodotti che sono stati dispersi dall'altro aereo, dall'aereo che è passato precedentemente. Non a caso i casi di sindrome aerotossica si verificano sempre nella zona più inquinata, che è quella della troposfera, quindi dove ci sono le nubi basse, durante l'atterraggio o durante il decollo, mai durante il volo di crociera. Allora, ti devo dare un messaggio da parte di un utente che ci ha scritto. Riccardo, cortesemente, dia Rosario dei polimeri che gli inviai da Napoli dopo la grandine di qualche mese fa. Allora, io ho ricevuto delle fotografie, ci ho fatto un video che è presente su YouTube e ci ho pubblicato un articolo. Polimeri veri spediti fisicamente e mandati a me non è arrivato niente. Se è stato spedito qualcosa, io non ho ricevuto niente. Si è perso? Non lo so. Certamente io non ho ricevuto nessun campione. Però comunque, ecco, queste cose comunque, vanno avanti. Si parlava, perché non dobbiamo confondere i polimeri di ricaduta con i polimeri di gel di silicio del brevetto Peter Cordani, che sono quelli di cui parla il nostro amico che ti ha posto la domanda, perché in quel caso lì sono polimeri che sono creati ad hoc proprio per impedire le precipitazioni, per prosciugare l'acqua all'interno delle nubi temporalesche. Sono un brevetto del 2007 di Peter Cordani, un texano di origine italiana, che o californiano, adesso non vorrei dire una sciocchezza. Comunque, voglio approfittare la tua presenza qui per chiederti una cosa. Effettivamente sì. È una cosa che da un po' di tempo ti volevo chiedere, sicuramente tantissima gente anche qui in chat la vorrebbe chiedere. Giravano un po' di tempo fa tantissimi video di persone che raccoglievano la neve e cercavano di scioglierla, ma invece di sciogliersi si bruciava. Tu che cosa allora, pensi? Lì bisogna vedere, perché se tu provi a bruciare, così a scaldare dei cristalli di neve con un accendino, sicuramente assumerà un colore nerastro, perché è dovuto alle scorie incombuste del gas butano contenuto nell'accendino. Quindi quello è il primo fattore che non deve trarre in inganno. Poi logicamente è chiaro che l'acqua che diventa neve, se presenta al suo interno composizione chimica, come per esempio, come dicevamo, i polimeri gel di silicio del brevetto Peter Cordani, questi logicamente bruceranno, perché non sono composti di acqua, ma servono a consumarla l'acqua, servono ad asciugarla praticamente. Quindi diciamo toccava fare qualche analisi in più su quei video. Sì, è chiaro che noi purtroppo in Italia abbiamo laboratori che, seppure dovessero farti delle analisi, poi non vogliono metterti la firma, il timbro, come dire, non sono stato io, quindi ti faccio le analisi ma non le puoi pubblicare. Allora è logico che non si vanno a spendere 700-800. Avvicina anche il microfono perché ti salta la voce.
Sì, non si possono fare delle, delle analisi costose se poi non si possono pubblicare perché poi impediscono, perché hanno paura. Certo, beh, ma come è successo ovviamente per i discorsi dei vaccini, l'analisi dei vaccini e tutto, tutto il resto. Vabbè, poi la questione dei vaccini in Italia è ancora più complessa perché le fiale sono in mano, non a caso, ai militari. Vabbè. Comunque, ultima domanda da parte di un nostro ascoltatore che dice: ma qual è l'ente che si occupa dello spazio aereo? Perché non riceve le vostre denunce? Come li giustifica questi voli? Io penso Guarda, che lo io stesso già, discorso dell'ordine dei medici. Già nel 2007 mi prodigai in maniera che poi divenne quasi una barzelletta per telefonare all'ENAC, all'ENAV, ai carabinieri del NOE. Addirittura mi recai personalmente al comando NOE di Genova. Non ne ricavammo niente, perché logicamente tutte queste entità sono consapevoli, sanno perfettamente di che cosa stiamo parlando, ma l'ordine che loro hanno ricevuto è quello di tacere e di insabbiare qualsiasi denuncia venga fatta. Ricordiamo che Enrico Giannini è stato accusato di querulomania semplicemente perché ha mandato i campioni analizzati a tutte le procure d'Italia e quindi lo volevano far passare per pazzo perché aveva denunciato, perché aveva fatto, messo in la questione dei prodotti chimici ritrovati a bordo dei velivoli commerciali fondamentale, quindi aveva esposto il problema a una marea di procure italiane. Questo non si può fare. Vabbè, abbiamo queste cose, le abbiamo viste purtroppo anche con le denunce per durante il Covid, il lockdown, per il Green Pass. Non a caso io ho fatto presente alla procura di Ancona, che dovrebbe condurre delle indagini sull'alluvione nelle Marche, tramite PEC ho fatto presente il volo di questo AWACS e quindi ho chiesto come mai l'aeronautica militare italiana e nessun altro, tantomeno la protezione civile, che si mangia milioni di euro ogni anno per non far niente, praticamente mi chiedevo come mai nessuno sapesse niente e come mai non è stato dato un'allerta arancione o rosso. E per tutta risposta la procura di Ancona mi ha detto che la PEC non è il modo per fare le segnalazioni e che quindi la segnalazione verrà cestinata. Ecco. Ah, simpatici. Vabbè, allora, qui mi chiedono di parlare anche di un altro argomento, ma non abbiamo tempo, magari la prossima volta. Mi dicono dei terremoti, che anche lì non sembrano del tutto naturali. Posso rispondere brevemente. Abbiamo visto che questi terremoti sono tutti superficiali, attorno ai 7-10 km. Terremoti di superficie possono essere provocati da due cose, o dal fracking, quindi dalla frantumazione del sottosuolo alla ricerca di gas, oppure da onde elettromagnetiche di ritorno che provocano l'effetto bunching sugli strati inferiori dell'atmosfera. E questo logicamente è sempre legato alla geoingegneria clandestina. Io non escludo che questi 4, 5, 6 terremoti di ieri siano un altro messaggio che arriva dalle forze che comandano in realtà relativamente a quello che sarà poi il risultato delle elezioni del 25, se ci saranno. Va bene, allora. Niente, qui continua a saltare la telecamera. Vabbè. E io per il momento è tutto e non ci sono altre domande da farti, quindi io ti ringrazio moltissimo Rosario per essere stato con noi, averci spiegato un po' che cosa è successo nelle Marche, questa tragedia, perché non scordiamoci che sono morte delle persone ed è ancora disperso un bambino di 8 anni. Quindi sì, se si tratta di eventi artificiali, ovviamente siamo di fronte a dei criminali. Questi morti qualcuno li ha sulla coscienza, o per incuria o per dolo. Comunque ce li hanno. Sicuramente, loro. Sicuramente. Va bene, grazie a tutti per averci seguito. Intanto se volete sapere qualcosa di più su Rosario o leggere i suoi articoli, andate sul suo sito che è tankerenemy.com. Lo potete raggiungere anche su Telegram, giusto? Sì, io ormai canali.
sono bloccato da 2 anni e mezzo su Facebook, non posso pubblicare niente, quindi sono su Telegram, mi trovate su Telegram. Potete anche dare un'occhiata al libro Geoingegneria clandestina, Attacco dal cielo, Geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi, che trovate su Amazon, e mi faccio un po' di pubblicità. Potrete trovare anche, sempre su Amazon, il libro Covid-19, il grande inganno. Così finanziate le mie spese processuali. Perfetto. Va bene. D'accordo, qui è risaltata nel frattempo la telecamera. Ecco. E grazie a tutti e buon fine settimana e buon venerdì. Ciao grazie amici. A te Riccardo, buona serata. Ciao Rosario.